Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi vi presento un dessert alle albicocche. Avendo tantissime albicocche nel mio giardino con le quali ho fatto tanta marmellata, oggi preparo un dessert facilissimo, veloce e ottimo anche nei giorni successivi. Ho preso 10 albicocche, ma per il mio contenitore ne sono bastate 9. Le ho aperte a metà, togliendo il nocciolo e quello che c'era del piccolo picciolo, e le ho sistemate su un vassoio. Poi ho tritato 30 g di mandorle pelate, a cui ho unito un po' di cannella, e ho riempito le mezze albicocche che avevo sistemato sul vassoio. Le ho messe da parte per il momento e ho imburrato la mia pirofila. Poi ho messo del pan grattato. E così, riprese le mie albicocche, le ho sistemate all'interno della pirofila, naturalmente con la parte riempita in alto, ben strette tra di loro. Ecco perché vi dicevo, me ne sono bastate 9. A questo punto prepariamo la nostra crema da mettere sopra. All'interno della mia planetaria ho messo 100 g di burro morbido, che ho fatto ammorbidire ancora di più frullandolo un po'. Ho aggiunto 100 g di zucchero semolato, 2 uova intere, g di mandorle tritate ed infine g di farina. Due cucchiai di latte. E un pizzico di sale. Ho fatto andare la mia planetaria fino a quando ho ottenuto un impasto molto molto morbido. Alla fine ho aggiunto la scorza grattugiata di un limone, ed un cucchiaino di lievito per dolci. Ho riavviato la planetaria giusto il tempo per amalgamare bene gli ultimi 2 ingredienti. Alla fine ho preso questa crema meravigliosa e l'ho spalmata sopra le albicocche, in modo uniforme. Così composto, ho infornato il mio dolce a 180 gradi in forno statico per 30 minuti.
vi dico che questo dolce, non riconoscete la mia location, l'ho portato a casa di amici e quindi lo abbiamo tagliato in giardino. È molto molto buono, fresco. Infatti, se voi lo tenete in frigo e lo utilizzate anche nei giorni successivi, diventa sempre più buono. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Al prossimo video. Ci vediamo molto molto presto.